Benvenuti o bentornati nel mio canale di Non Solo Catenelle. Oggi vediamo come fare il punto a rovescio uguale a quello dei ferri, ma fatto con l'uncinetto tunisino. Ora sappiamo che le maglie da avviare possono essere avviate sull'uncinetto tunisino nella modalità normale, quindi come se stessimo lavorando con l'uncinetto normale. Quindi avviamo un numero di maglie X, perché per fare questo punto non c'è bisogno di un particolare numero di maglie. Una volta avviate le maglie, torniamo indietro caricando le maglie sull'uncinetto. In pratica, come appunto sappiamo dagli altri video, il primo giro, uno di andata e uno di ritorno, e si conta un giro nell'uncinetto tunisino, viene fatto sempre allo stesso modo. Quindi puntiamo l'uncinetto nella seconda catenella e cominciamo a tirar fuori le maglie facendo l'andata. E ora facciamo il ritorno, quindi arrivati alla fine, torniamo indietro come sappiamo fare. Carichiamo il filo sull'uncinetto, tiriamo fuori una sola maglia, lavoriamo una sola maglia e poi da adesso in poi lo tiriamo fuori da due maglie, quindi lavoriamo due maglie fino alla fine. E questo è il giro di ritorno del primo giro. Dopo questo primo giro di andata e ritorno, cominciamo a fare il punto tunisino a rovescio. Quindi portiamo il filo davanti all'uncinetto e entriamo nella seconda maglia verticale. Quindi la prima non la lavoriamo, lavoriamo dalla seconda. Entriamo dentro questo uncinetto, passiamo il filo in questo modo davanti alla maglia, lo arrotoliamo davanti all'uncinetto e estraiamo una maglia. Lo ripetiamo insieme. Portiamo il filo davanti all'uncinetto, entriamo nella maglia verticale, passiamo il filo in questo modo davanti alla maglia, lo arrotoliamo sull'uncinetto e estraiamo una maglia. Faccio vedere con lo zoom. Passo il filo davanti all'uncinetto, entro nella maglia verticale, passo il filo davanti alla maglia, lo arrotolo sull'uncinetto e tiro fuori la maglia. Di nuovo passo il filo davanti all'uncinetto, lo infilo nella maglia verticale da lavorare, la solita maglia verticale, tutte queste qui. Il filo lo posiziono davanti, così, faccio passare davanti alla maglia così, lo arrotolo sull'uncinetto e tiro fuori una maglia. Faccio questo per tutto il giro. Quindi ora, continuo in questo modo per tutte le maglie. Qui, vedete, si restringe un po' perché durante la lavorazione si stringe un po'. Le maglie verticali da lavorare sono queste, questa qui, questa qui, questa qui. Stringendosi
bisogna riconoscerla che è questa, appunto. Se io infatti la tiro e poi tiro fuori l'uncinetto, ecco che si riconosce meglio. Quindi facciamo l'ultimo punto insieme. Metto il filo davanti all'uncinetto, entro nella maglia, passo il filo davanti alla maglia in questo modo, lo arrotolo sull'uncinetto e lo tiro fuori. Quindi così per tutto il giro. Eccoci alla fine del giro. Come vedete, stanno venendo proprio le gobbette tipiche del punto a rovescio fatto con i ferri. L'ultima maglia, come sappiamo, nell'uncinetto tunisino si lavora sempre allo stesso modo, cioè si entra nella maglia verticale e si lavora anche quella che sta dietro, quindi ne devo prendere in realtà due di maglie, si lavora in questo modo. Ok, ritiro un attimo fuori l'uncinetto, quindi l'ultima maglia verticale è questa, non la prendo da sola, ma prendo anche quella che le sta dietro. Carico il filo sull'uncinetto e le tiro fuori tutte e due come fossero un'unica maglia. E abbiamo fatto il giro di andata, cioè del secondo giro in pratica abbiamo fatto l'andata. Adesso facciamo il ritorno così come lo conosciamo, come al solito. Quindi carico il filo sull'uncinetto, lo tiro fuori da una maglia e da adesso in poi, dopo averlo caricato, lo tiro fuori ogni due maglie. E si fa in questo modo il giro di cioè il ritorno di questo secondo giro, che come sappiamo appunto nell'uncinetto tunisino un giro è composto da un'andata ed un ritorno, e ora noi stiamo facendo il ritorno. Ecco qua. E ora si continua la lavorazione. Facciamo insieme l'inizio adesso di questo terzo giro, che comunque è uguale al secondo, e poi possiamo fare un pezzetto da sole. Allora porto il filo davanti all'uncinetto, entro nella seconda maglia verticale, passo il filo davanti, ormai conosciamo bene, lo giro intorno all'uncinetto e tiro fuori la maglia. Faccio sempre uno zoom . Passo il filo davanti all'uncinetto, lo infilo sotto la maglia verticale successiva, lo porto così davanti alla maglia, lo giro intorno all'uncinetto e poi lo faccio passare l'uncinetto sotto e tiro fuori la maglia. Ancora una. Passo il filo davanti all'uncinetto, entro nel punto verticale, passo il filo davanti alla maglia, lo giro attorno all'uncinetto e lo tiro fuori. Ecco qua, quindi questo fino alla lunghezza desiderata. Ecco qua, ho fatto qualche riga per farvi vedere come viene, faccio lo zoom ed è praticamente identico al rovescio fatto con i ferri, veramente identico. Il dietro viene in questo modo, che comunque potrebbe essere anche questo un punto davvero carino da sfruttare. Ecco qua, ho fatto la lavorazione del punto a rovescio con l'uncinetto tunisino con un altro tipo di filato rispetto a quello azzurro. Vi faccio un po' lo zoom. Ecco qua. E quindi questo è come viene la lavorazione. Quindi questo è il rovescio, che poi sarebbe appunto il dritto se uno vuole fare il rovescio, e questo è come viene dietro. Volevo fare con voi anche un altro giro per farvi vedere l'importanza in questo punto di ritrovare durante la lavorazione queste linee verticali, che sono appunto la maglia che noi dobbiamo prendere e caricare sull'uncinetto. Ad esempio già qui si sono strette, quindi già per ripescare la prima, vedete, io devo un po' abbassare questa, la gobbetta del punto al rovescio, perché devo andarmi a prendere questa qua. Quindi mi passo il filo davanti all'uncinetto e vado a prendere
appunto sposto la gobbetta e mi vado a prendere la maglia verticale. Mentre lavoro, vedete come si stringe la seconda che io dovrò prendere? Carico il filo, vedete, sul passo davanti il filo, lo carico sull'uncinetto girando e poi lo tiro fuori. Vedete, la maglia verticale quasi non esiste più, la seconda che devo prendere. Quindi come faccio? Mi regolo proprio con queste gobbette della lavorazione al rovescio e devo andare a spostarle per ripescare la maglia. Eccola qua. Questa è la gobbetta, ecco, si è rimesso a fuoco, no? Questa è la gobbetta, io la vado a ripescare e la tiro. Quindi è questa la maglia, no? Che io devo lavorare. E poi successivamente questa che già si sta, vedi, sarebbero queste che si stringono. Esco un attimo fuori. Quindi durante la lavorazione, adesso questa mi si è allargata, quindi la riconosco bene. Durante la lavorazione quello che accade è che la maglia, appunto qui, dice oddio, qual è quella che devo lavorare? Quindi si deve andare a ripescare la gobbetta del rovescio, che è questa, e mi vado a ripescare, appunto, ecco, vedete, se io la sposto, eccola che la trovo, e quindi la posso lavorare. Ora, man mano che farete questo punto, vi verrà più semplice il tutto e lavorerete in maniera spedita. Anche questo video è finito, vi ringrazio di avermi seguito, vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e se mai fate delle realizzazioni con i punti ad uncinetto tunisino vedendo i miei tutorial, mi fa piacere se mi mandate le immagini, magari taggandomi su Instagram se avete il profilo Instagram oppure pubblicandole sulla pagina di Non Solo Catenelle che sta su Facebook. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video.